Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo episodio della serie su Duel Links. L'obiettivo di oggi è diventare di rango oro. Prima però ho modificato un po' il mio deck perché non so se avrei superato il rango argento col deck che avevo prima, quindi ho dovuto apportare delle piccole modifiche. Ecco, questo che vedete è il deck modificato, ho aggiunto e tolto qualcosina, non è perfetto, anzi ci vorrà ancora parecchio, solo che ho utilizzato il buono per prendere un Curibosfera e poi un altro buono per il buco trappola insidioso. Insomma, ho cercato di dargli un attimo ancora quel vigore in più, quella spinta in più a questo mazzo. Speriamo basti per riuscire a sconfiggere quelli di grado argento, ecco. Detto ciò, quindi, tuffiamoci subito. Sarà parecchio dura, iniziamo subito contro Yami Yugi. Ok, prima mano direi abbastanza buona. Ok, abbiamo anche un bel Curibosfera. Allora inizierei facendo partire la combo classica che ormai vi ho abituato. Cos'è? Ah, ok. Nulla di preoccupante. Mi raccomando, per supportare la serie lasciate un bel mi piace, ovviamente. Ve lo ricordo perché il pulsantino c'è. E quindi se vi va, se vi sta piacendo questa serie estiva su Duel Links che vi sto portando, mi farebbe piacere avere anche appunto un vostro parere. Ok, attiviamo quindi l'effetto e andiamo ad evocare il drago bianco occhi blu. Boom. Questo è il mio artwork preferito del drago bianco. Comunque questa immagine qui è quella che io più adoro, ecco. Avrei voluto che facessero due filmatini diversi per entrambi i draghi bianchi. Per quest'artwork qui guardate quanto è bello. Il più vecchio è il più bello, assolutamente. E via, ne prendiamo uno in mano. Ora giochiamo specialmente Cervello del Cosmo e mandiamo al cimitero quello che ho in mano. Congratulazioni, hai vinto! Perfetto! Si è arreso! Grandi ragazzi, potevo evocare un altro drago bianco e sì, è andata molto bene questa mano. Mi piace come ho rifatto il deck, ha girato bene, molto molto interessante. Il cuore delle carte è con me, vuol dire. Siamo ancora rango argento 1 però. Vuol dire che dobbiamo trovare altri avversari. Che mano brutta! Cavolo, luce il playmat. Ok, quando sono oro metto anche io playmat e foderina. Che mano orribile. Cosa faccio adesso? Concludo, cioè non posso fare niente. Metto giusto questa coperta per far finta di fare qualcosa, ecco. Fusione Neos. Così? Vai. Devo solo credere nel cuore delle carte. O pesco la carta giusta o è finita per me. Ho una sola possibilità. Quindi, credo in te, cuore delle carte. Grande. Uno ne ho nel mazzo, uno. Uno ce n'ho. Meglio di così non potevo andare. Dai, è così. L'unica carta che mi poteva salvare. Vai, eh. Hai visto? Cosa vuol dire credere nel cuore delle carte davvero? Poi ti ricompensa sempre. Attiviamo anche l'abilità. Così siamo sicuri di buttarlo giù, quello bruttino mostrino. Via, muori. Ops, ho sbagliato. Sì, riducevo a metà l'attacco al mostro dell'avversario. Pur non uccidendolo avrei vinto. Accidenti. Ormai teniamocela la carta. Tanto è morto. Vediamo quale eroe Jaden chiamerà al suo cospetto. Prima Yugi, adesso Jaden. Dopo che ci sarà Yusei come terzo sfidante. Tutti li battiamo con Kaiba e uccidiamo chiunque. Se pesco un mostro è finita per lui. Un mostro mi serve. Beh, allora farò così. Gli metterò il mostro in attacco e poi attacco quel mostro lì. Ok. Ora dimezzo l'attacco del suo mostro così che rimanga in vita e possa ucciderlo senza toccare il mostro coperto. Attiviamo l'abilità per essere sicuri di fargli più danni possibili. Perfetto. Beh, ciao ciao Jaden. E con te passiamo di rango. Rango argento 2. Non mi ricordo se ce ne sono 5 o 3 di rango argento. Beh, lo scopriremo presto. Andiamo dal prossimo avversario. Dai, se Yusei veramente non ce voglio credere. Kaiba direttamente dal Giappone. Chan Oru si chiama, se non ho letto male. Che cosa gioca? Perché gioca Crawler? Questo non me l'aspettavo. Non so che deck abbia. Non c'ho il pallido idea. Ho paura. Ok, io intanto una mano abbastanza pessima. A meno che non pesco un bel drago bianco. Lui gioca gli ingranaggi.
Gioca l'ingranaggio antico. Mi fate sapere nei commenti quale mazzo giocavate voi, cioè qual è il vostro preferito, quale lo è stato per più tempo. Intanto una zanzara ha tentato di colpirmi. Tentiamo di vincere in questo turno. Ci provo. Lo mandiamo al cimitero per prenderci il drago bianco in mano. E adesso ci prendiamo il controllo del mostro dell'avversario. Mandiamo al cimitero il mostro dell'avversario, così ce lo leviamo di torno. E evochiamo il drago bianco. Tanto con il bellissimo ruggito dovrebbero bastare per infliggere tutti i life point che ci servono. Meglio finirlo con i nostri mostri. Metti che qualcosa va storto, dopo quel ladro tornava a lui, non rischiamo, ecco. Vediamo un po' se vinco di primo turno, attenzione. Direi proprio di sì. Ce l'ho fatta! Vinto il primo turno contro l'ingranaggio antico. Direi che il deck rispetto alle ultime partite è proprio potenziato bene. Cioè ci hanno messo quelle poche carte cambiate che l'hanno reso ancora più forte. Ci sta proprio. Ne sono soddisfatto, però non è ancora quello che ho in mente. Può migliorare ancora molto. Credo che ad argento di due volte in due volte si sale. Cioè devi vincere due volte due, se adesso vinco ancora salgo al tre. Ok, ho evocato semplicemente un drago avido. E noi invece, anziché un drago avido, di primo turno gli facciamo un bel drago bianco occhi blu. Ok, abbiamo fatto qualche danno, ora vediamo cosa farà lui. Ok, molto interessante. Ora useremo questa carta e ci uccideremo un mostro dei nostri per riuscire ad avere un altro drago bianco occhi blu in mano e poi evocarlo. Quindi uccidiamo questo e il mostro coperto dell'avversario, così abbiamo fatto anche piazza pulita. Così lo sacrifichiamo. Ed eccolo qua, un altro bellissimo drago bianco occhi blu. Direi che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Veramente, quelle piccole migliorie stanno facendo tutta la differenza in questo mondo. Perché anche prima, mi ricordo, due episodi fa, insomma, faticavo davvero molto qua in competitivo ed eravamo solo a livello bronzo. Ora che siamo argento mi stupisco, ecco. Poi magari la prossima mi devastano. Però per ora stiamo andando molto bene. Ok, siamo rango d'argento 3, ottimo. Pronti subito al prossimo duello. Dal Brasile, Brasil. Che cos'è sto mostro? Sartorius Kumar. Di cos'è? Serie di GX? Neanche me lo ricordo sto personaggio. Ok, mano non bellissima, però poteva andare sicuramente peggio. Così, un 2000, vai, tranquillo. Non lo temo. Perché il prossimo turno vedrei un bel 3000, per quello non lo temo. Ok, ora puoi scegliere di prendere il mio mazzo tra un drago bianco blu, un drago bianco blu, un drago bianco blu. Vediamo quale scegli. Vediamo, e quale artwork sceglierà il nostro Sartorius. Ha scelto quello vecchio, il mio preferito, bravo. Mi sta simpatico quasi. Cosa è successo? Non mi sta rispondendo. Ehi! No, Sartorius! La tua connessione è scrausa, no! No, Sartorius! Non farmi questo. Si è interrotta la connessione a Sartorius. Beh, avevo comunque vinto, direi. No, vabbè, penso che sarebbe andata bene. Speriamo. Contro Jaden, vai Jaden. Ok, che bella mano, non possiamo evocare niente. Andiamo a pescare, questo è quando pescono il cuore delle carte, così. Hai visto? Kaibaman, grandissimo. Funziona sempre il cuore delle carte, cioè è così che funziona il cuore delle carte. Bellissimo, lo adoro sto gioco. Quando mi fa funzionare il cuore delle carte, ovviamente. E via. Draghetto bianco occhi blu. Quante volte avrò evocato mai? Più di 2000. No, so, un centinaio credo. Abbiamo l'abilità che non si sa mai, sai. Magari c'è una difesa enorme. Via, andiamo a vedere che succede. Devasta il tuo nemico, drago bianco occhi blu. Fulmine bianco. Vai Jaden, vediamo cosa fai. Se mi fai qualche fusione stramba. Oh, si è arreso Jaden. Così che sei uno bravo. Non mi fai perdere tempo. Grandissimo, l'avversario si è arreso. Grande, gli dico, grande perché sei una bomba. E siamo 4, rango d'argento 4. Dai così ragazzi. Ci siamo quasi, io quasi non ci credo che stiamo per diventare oro, è stupendo. Andiamo quindi al prossimo duello. Fatemi sapere poi nei commenti se secondo voi le live dovrei farle su Twitch in cui gioco con voi oppure meglio qua su YouTube. Perché non ho Twitch, quindi dovrei aprirle. In caso ditemi se ve lo usate in tanti, se è tipo una cosa che
fate spesso. La mia main phase, no, inizio io con questa mano orribile, fa iniziare. Cavolo. Una mano veramente brutta. Uffa. La uso o non la uso questa? La tengo per dopo, la tengo per dopo. Tanto quel suo mostro non mi dà fastidio. Ok, un'altra pietra bianca, la leggenda. Perfetto. Facciamo un bel Kaibaman. Un bel drago bianco che blu, e si capisce subito chi comanda qui, direi. Eh già. Molto molto bene. Tiriamo l'abilità e via. Sfondiamolo un po' a questo simpaticone. Devasta il tuo nemico. Quanto mi piacciono le frasi di Kaiba, sono così violente. Uccello di tuono tempesta. Cosa vuoi fare con l'uccello di tuono tempesta? Perché mi attacco così? Cosa sta accadendo? Evoca speciale. Matto. Adesso te la uso questa, eh già. Ora che dove mostriciattoli, è ora di mandarli negli inferi. Niente, l'ha sprecata in pratica. Forse non ha più niente. Era un suo modo per arrendersi. Ora della battaglia, sì. Non hai più mostri, te li ho uccisi. Non ci credeva neanche lui, forse. A campo scoperto così, al massimo Gorz mi evoca. Ma senza che evoco nient'altro, voglio dire. Attacco diretto e basta. Già, potrebbe averci Kuribo, però no. Facciamo tutta la mossa. Non rischiamo, ecco. Magari metterà fuori un Kuribazzo. Se me lo mette tutto in difesa. Via, via. Concludiamo questo match, invece. Ok, senza interiori indugi. Non credo che abbia nulla per fermare questo mio attacco colossale. E infatti. Wow, wow, wow. Per assurdo, con l'altra deck è stato più difficile riuscire ad arrivare da bronzo ad argento che adesso da argento ad oro. Oddio, non ho ancora finito, manca l'ultimo match adesso. Però, per ora, ha fatto proprio differenza quel paio di carte. Ehi, ho letto male, questo era rango d'oro 4. Sì, sì. Era il rango d'oro sto tipo. Poi sono argento 4, puoi farmi sfidare quelli d'oro. Mi distrugge. No, il 6 samurai, no, lo odio il 6 samurai. Che rottura. No, no, mi gioca tutti i 6 samurai. Questa purtroppo andrà male. Sì, ma sto combattendo contro uno di rango d'oro, voglio dire. Adesso te lo sparo con cacciatore cecchino, quello schifo che hai evocato. Vai. Grande. Grande cacciatore. Ah, ok, ancora, ancora, vai. Gli do più forte adesso, vai. Non ti è bastato? Via. Ce riprovo. Ah, ho fatto uno sto giro, che rottura. Via, scartiamo anche questa e tentiamo. Tanto c'ho quella coperta, al massimo si gioca un altro mostro e lo uccido così. Vai. Ok. Volevo proprio levarmelo per non fargli fare la combo distruttiva. Tanto io ho diverse magie che mi fanno ripescare i draghi dal cimitero. Vediamo se il cacciatore cecchino mi si sta rendendo. Cioè, se non ci avessi avuto il cacciatore cecchino non l'avrei mai buttato giù. Ora se mi scomba tutti i 6 samurai io ho la carta trappola che ne uccide due, per cui non ho problemi, in teoria. Tanto ho una carta in mano. Evviva. Se pesco un mostro che c'ha 1000. Cos'è? Che effetto c'ha adesso? È veramente coriaceo il 6 samurai. E specialmente un altro. Mamma mia. Beh, ho avuto una brutta mano, però me la sono giocata abbastanza bene. Ho una carta che mi può salvare, che è la magia che mi fa resuscitare il drago bianco e blu dal cimitero. Solo una, su tutto il deck. Quindi, come sempre, andiamo con le due dita. Ci ho provato. Ho rischiato troppo per uccidere quello quel sincro, però era veramente devastante. Purtroppo questa partita non è andata benissimo, ma il 6 samurai è davvero forte. Devo potenziare il mio mazzo per poter competere contro il 6 samurai, ecco. Addio. Beh ragazzi, abbiamo provato. Potevo giocarmela forse meglio, ma non ho avuto una mano bellissima, ecco. Poteva sicuramente andare meglio. Magari ha solo un drago bianco blu in mano, chissà, un bel Kaibaman arrivava. Ho esagerato col cecchino. Però il 6 samurai è forte, la mia mano non era buona. Sarebbe stata molto dura da vincere col deck attuale che ho ora, ecco. Ma noi non demordiamo e riproviamo.
Proprio quando dicevo che mi sembrava più facile, in realtà mi hanno messo contro uno a livello oro e mi ha ucciso, ovviamente. Questo a che livello sarà? Argento 1, ok. Foderine, tappetino, lui, io come sempre, niente. Cosa farà? Evoca una fusione di primo turno, un bel Neos? Oh, l'importante è che non abbia più di 3000, guarda. Se no non te la butto giù. 2007 va benissimo. Mentre così i miei draghetti te lo possono far fuori. Però non ho magie e trappole per difendermi a sto giro. Tutti i draghi in mano. Ci mancava giusto una bella polimerizzazione ed ero a posto. Vai, vai, devastalo se ci riesci, drago bianco, occhi blu. No, cos'era quella roba che ho visto? Ha rimosso la magia dal cimitero e non è morto. Speriamo non mi superi d'attacco perché sennò la vedo dura. Al massimo toccherà usare la Curibosfera qua in mano. Curibosfera, carta che ho aggiunto nuova, si rivelerà utile a breve. Tra qualche secondo. Non così in fretta, l'effetto del mio mostro si attiva! Bene. Lo devo ammazzare quel coso perché è orribile, lo odio già. Non pensare a qualcosa che mi fa evocarsi i draghi bianchi e via. Tanto i draghi bianchi ce l'ho in mano. Quindi, bro! Bravissimo, protettore! Perfetto! Ci facciamo due bei draghetti. E non ci sono problemi. Rendiamoli mostruosi e via. Prima occupiamoci della fusione che è quella pericolosa. Attenzione, sta per fare una fusione perché ha preso polimerizzazione in mano. Potrebbe ribaltare le cose. Perlomeno un drago bianco di blu se me lo fa fuori perché. Oppure no. Non posso fare altro che concludere il mio turno. Beh, meglio per me? Molto meglio per me. Facciamo il terzo drago bianco e via. No, sarebbe la prima volta. La tripletta completa, ragazzi. Ah, la tripletta completa, l'ultimo, ce lo godiamo. Perché oggi non ce la siamo goduta, ancora nessuna evocazione. Questo è quello super brillante. Ci mettiamo qui e ce la godiamo un'altra volta perché ho premuto per sbaglio. Quindi, non importa. Abbiamo tutti e tre, ora avranno 3900 attacco l'uno, questo è proprio tutto perfetto, guardateli che belli. Attaccate, fate i bravi, distruggeteli tutto, tutto distruggete. Non ho carte in mano, quindi. Cosa fa quella roba? Cosa distrugge? Cos'è sto schifo? No. Speriamo che si sbaglia, che non si ricorda con quale ho attaccato, ma no. Per poco. Vediamo se riesce a risolvere in un turno. Pescata miracolosa, cos'è? Sta imbrogliando palesemente. Ha pescato proprio la carta che voleva lui, immagino. Anfora dell'avidità! Cioè, amico! Amico! Cosa stai facendo qua? Io ti distruggo adesso, ti distruggo. Cosa c'hai? Eh? Forza riflessa hai preso in mano? Vai, vediamo se è forza riflessa. Cos'è sta roba? Niente, non era niente, sei morto uguale. Non so neanche cosa facesse quella carta. Ah, mi ha diminuito un po' l'attacco, bene. Bravo, Kaiba, riditela. Che ha usato pure Anfora della Verità, sto dannato. E siamo a rango 4. Basta. 3 partite di seguito che sono a rango 4. Ragazzi, oro 1, finalmente. Non mi sembra vero. Ce l'ho fatta, ora però dovrò per forza migliorare il mio mazzo perché sarà impossibile riuscire a finire il ramo oro con questo, cioè perché è veramente devastante. Quindi detto questo ragazzi, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Qua accanto a me vi lasciate 2 bei video interessanti che vi invito ad andare a vedere. E soprattutto, lo sapete, fatemi sapere se anche voi giocate a Duel Links, così magari organizzeremo delle live in cui io sfido voi. Ovviamente con vari deck, non solo con questo. Detto ciò ragazzi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video!